Pertenza Oss, gli operatori sociosanitari di Cop Service rimangono uniti anche dopo il concorso. Il cavallo come cura, i ragazzi del Gaslini al centro ippico di Vezzano Ligure. Tragedia ieri pomeriggio sulla spiaggia di Framura perde la vita un uomo di 77 anni. Il bianco delle Cinque Terre incontra la cucina versiliese. Spezia Udinese si giocherà al picco, è arrivato l'ok ok della prefettura. Buonasera ben ritrovati con l'informazione del TLS giornale. L'apertura alla vicenda degli operatori sociosanitari di Cop Service che sono rimasti esclusi dal concorso e che quindi sono a fortissimo rischio di perdita del posto di lavoro. Ne abbiamo parlato tante volte all'interno del nostro telegiornale, ma ci ritorniamo perché è una vicenda dei risvolti tragici e quasi surreali. Ascoltiamo questa sera la testimonianza di un'operatrice sociosanitaria che ha passato il concorso e che però si batte, continua a battersi per tutti quei suoi colleghi che il concorso non lo hanno passato, colleghi con i quali ha condiviso nel momento più duro della pandemia impegno e fatica all'interno dell'ospedale. Andrea De Bernardi e Sergio Diofili. Nonostante durante la pandemia il settore infermieristico sia stato molto colpito, c'è stato il concorso e molti ossi sono rimasti fuori. Purtroppo sì, in instante che abbiamo fatto tante strade. Cioè andando da Roma eh, a, a Genova eh, al comune eh, abbiamo fatto del, dei scioperi abbastanza forti, ma tutti i nostri sacrifici, tutti i nostri eh, sforzi eh, non sono serviti a nulla. Eh, L'unica cosa che è stata bella chiara è che il concorso è basta. Questo mi dispiace anche perché io sono a favore dei miei colleghi. Eh, anche se io sono una di quelle che sono passata al concorso, eh, non, non mi sembra giusto, dovevamo passare tutti, eh, per Covid c'eravamo tutti, non eravamo preparati, però nessuno di noi ha fatto marcia indietro, siamo andati tutti uniti insieme per salvare le vite degli altri e questo che mi dispiace perché non hanno preso atto anche su questo che è stata una cosa molto, molto grande che abbiamo fatto. Noi siamo stati nei momenti bui che loro vedevano solo noi e non vedevano i loro familiari perciò noi per loro in quel momento eravamo la figura più importante durante il giorno dalla pulizia, dal mangiare e tutto il resto eh, Ieri c'è stata un'udienza per le persone rimaste fuori da questo concorso è stata spostata 6 di ottobre perciò mi dispiace tantissimo io sono cioè, solidarietà con tutti loro Uh, eh, questa non è un dolore perché se c'erano delle cose da dire si potevano fare subito invece dobbiamo aspettare il 6 ottobre e eh, che è lunga ancora la strada da, da, da percorrere noi siamo tutti insieme uniti fino alla fine siamo 158 os e rimarremo 158 os tutti insieme o, o ora o mai più Venerdì prossimo all'ERICI, organizzato da Cittadinanza Attiva in sinergia con il Comune, si terrà un incontro dedicato al futuro delle cure oncologiche. L'emergenza del Covid ha fatto quasi passare in secondo piano i malati oncologici, e l'incontro è dedicato proprio a tutti coloro che quotidianamente vivono la malattia, condividendo una grande e comune battaglia. L'appuntamento è per venerdì 10 settembre dalle 16 alle 20 nella sala conferenze del Castello di Lerici. Vediamo il servizio, le immagini sono di Davide Morina. Il 10 settembre al Castello di Lerici un convegno con la proiezione di un video per trattare un tema importantissimo, la salute di tutti noi, in particolare le persone, le famiglie che hanno eh, a carico un malato eh, oncologico. Ci sono nuove cure, quindi nuove speranze, però è importante mantenere i riflettori accesi su questo, su questo ambito. Sì, un evento importante organizzato dal Tribunale del Malato che diciamo affronta un tema complesso e molto attuale, cioè la situazione dei malati oncologici durante il Covid. E, diciamo eh, l'attenzione è molto alta anche diciamo, nei rapporti tra eh, rappresentanze dei cittadini e istituzioni. Come istituzione abbiamo voluto aprire alla problematica, abbiamo voluto accogliere quelle che sono le sensibilità del Tribunale del Malato, ci sarà un bellissimo video prodotto eh, da dal comune di Lerici, eh, un video che eh, riproduce le letture di alcuni testi scritti dai eh, malati oncologici che raccontano la loro situazione e le loro sofferenze più interiori, le sofferenze dell'anima che provoca una malattia così grave. Qual è la situazione dei malati oncologici? In questo difficile periodo segnato dalla pandemia nella nostra provincia? Eh, purtroppo non possiamo nasconderlo, la situazione della nostra ASL era già grave prima della pandemia, è evidente che poi tutto quel poco personale che era a disposizione è stato destinato ai servizi di vaccinazione, quindi lasciando un po' indietro tutte queste serie di prestazioni, sia per i malati oncologici con gli screening, ma anche sulle patologie diciamo, ordinarie, gli interventi chirurgici, per esempio quelli programmati. Mi risulta che l'ASA stia ponendo rimedio anche se purtroppo con un certo ritardo. Oggi però siamo qui a presentare non un'iniziativa di critica ma un'iniziativa un propositiva perché l'intervento che facciamo qui in collaborazione al Comune di Lerici con la COP Liguria e con l'Istituto di ricerca Regina Elena di Roma è quella di copiare alcune eh, diciamo, pratiche migliori per ottenere cure più adeguate, più umane nei confronti dei, dei pazienti, soprattutto oncologici. E quindi si parlerà di medicina narrativa, cioè come il vissuto del paziente possa essere utilizzato per migliorare le cure e di telemedicina, cioè seguire i pazienti già in carico al servizio attraverso gli strumenti eh, diciamo informatici, onde non far spostare i pazienti stessi da realtà più interne dei nostri territori verso gli ospedali. Di questo parleremo, invitiamo tutti a essere presenti o chi non ce la facesse a seguire l'evento in diretta sul canale YouTube del comune di Lerici che sarà proprio intitolato 10 settembre. Vediamo ora la consueta lettura del bollettino sanitario odierno. Nella nostra provincia si registrano 14 nuovi casi per un totale di 562 persone attualmente positive. Gli ospedalizzati sono 6, di cui nessuno in terapia intensiva. Le sorveglianze attive sono 374. In Liguria i nuovi casi sono 107 a fronte di 3.543 tamponi effettuati. Gli ospedalizzati sono 81, di cui 8 in terapia intensiva. Le sorveglianze attive sono 1.674 e sono 4.388 le persone in Liguria decedute per coronavirus da inizio pandemia, una in più rispetto all'ultimo aggiornamento. Un bambino, un ragazzo che è costretto a fare i conti con il diabete ha inevitabilmente una vita più eh, complicata, più complessa rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei. Al più presto deve imparare a fare quattro iniezioni al giorno e deve imparare a monitorarsi costantemente i valori ematici. Per questi ragazzi, un grande aiuto, soprattutto dal punto di vista mentale e psicologico, può venire dall'ipoterapia. Vediamo il servizio: le immagini sono di Davide Morina. Il binomio uomo-cavallo si basa su una sincronia emotiva, su un legame fortissimo che può essere d'aiuto anche a delle persone che vivono una condizione di fragilità. È il caso di questi ragazzi che sono a carico del reparto di diabetologia infantile del Gaslini di Genova che eh, affrontano in questa settimana un campo di ippoterapia. Sì, eh, certamente è molto importante eh, questo tipo di, di campo perché abbiamo 24 ragazzi, tutti con diabete, che devono imparare comunque a prendersi cura di se stessi, ma devono imparare comunque anche a prendersi cura, in questo caso, di un animale come il cavallo, che è comunque un animale esigente, un animale che ha orari, che ha delle necessità anche di alimentazione, un pochino come anche il diabete, ha esigenze di orari, di alimentazione controllata, di controlli ripetuti e continui. Lei ha messo a disposizione la sua struttura, i suoi animali, a disposizione di questo bel progetto che ha una finalità molto, molto importante. Sì, anche perché credo che il dover prendere cura per questi ragazzi di un animale che ha bisogno dell'uomo per essere accudito, visto che non vive più in libertà, dà la possibilità ai ragazzi di imparare a convivere con un animale che non si può prendere in braccio, ma che ci porta e ci dà delle sensazioni molto diverse da tutti gli altri animali che invece sono, o da lavoro o da compagnia, però non portano e non ci fanno provare questo senso di libertà nel momento che li cavalchiamo. Lei vive a stretto contatto con i cavalli tutti i giorni, è un animale speciale, capace di infondere tanta serenità. Io le posso dire che i cavalli magari più nervosi, eh, gestiti da persone più calme o persone che hanno qualche disabilità, hanno dei comportamenti Veramente veramente fantastici e aiutano. In Italia usa poco, in America usava farli passeggiare a mano ai manager per riuscire a staccare il periodo che loro stavano col cavallo da tutti i problemi perché si dovevano occupare e dovevano avere questo contatto con questo animale. Adesso la cronaca, tragedia, ieri pomeriggio a Framura, nella spiaggia Arena. Un uomo di 77 anni ha perso la vita a causa di un malore sofferto in mare durante un bagno. Vani tutti i tentativi di rianimazione messi in atto sul litorale dopo il recupero del corpo che dava ancora debolissimi segni di vita. Ancora cronaca, due cittadini stranieri nel tentativo di comprare delle stecche di sigarette con una carta rubata sono stati individuati e neutralizzati dalla squadra mobile della polizia spezzina. I due stranieri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. La loro posizione è ora al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura. Proseguiamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri i due rapinatori che il 20 agosto scorso, in tarda serata, avevano messo un coltello alla gola di un medico sessantenne per portargli via soldi e cellulare. L'uomo aveva prelevato 300 euro allo sportello bancomat di un istituto di credito a Luni e terminata l'operazione nell'uscire era stato avvicinato da due individui, entrambi con la mascherina indossata, occhiali scuri e berretti calati. Rintracciati dai carabinieri di Carrara e Sarzana, i due sono stati quindi tratti in arresto e portati al carcere di massa ed è lutto all'interno della pubblica assistenza spezzina, si è spenta all'età di soli 52 anni Patrizia Manente. Combatteva da anni contro una dura malattia. Tutta la pubblica assistenza la ricorda con grande affetto e commozione. L'ultimo saluto a Patrizia si terrà nella chiesa di San Pietro e Paolo a Mazzetta domani pomeriggio 8 settembre alle ore 15. Adesso voltiamo decisamente pagina. Tutto pronto alle Cinque Terre per il via alla vendemmia. I grappoli sono arrivati a maturazione e le cantine sono pronte ad accogliere il frutto del lavoro di un intero anno. E il vino delle Cinque Terre, quello bianco, è sicuramente un vino capace di esaltare il pesce. Ieri sera in uno splendido scenario è avvenuta una degustazione che ha fatto incontrare i sapori liguri con quelli apuani. Il vino delle Cinque Terre abbinato ad un menù tipicamente versiliese. Elisabetta Toracca. Metti una sera a cena. Tra filari di viti sospesi tra cielo e mare lungo il sentiero che unisce Volastra a Corniglia, degustando un ottimo vino delle Cinque Terre in accompagnamento a raffinati cibi della cucina versiliese. e l'emozione è grande. L'iniziativa, dal titolo Sapori Liguri Appuani, è stata realizzata grazie al gemellaggio tra il centro ricreativo operaio Arci di Pietrasanta e una piccola azienda vitivinicola del comune di Riomaggiore, capace di di attirare con le sue produzioni di qualità l'interesse degli chef della Toscana. Proprio perché siamo in un territorio unico al mondo, è nostro compito mantenere queste salvaguardarlo e quindi continuare a mantenere le tradizioni con la giusta dose di innovazione. La vendemmia eh, sembra una buonissima annata e quindi incrociamo le dita e speriamo di bere un buon vino l'anno prossimo. Bevendo i loro eh, ottimi vini ci è venuto in mente di eh, abbinarli ai piatti della Versilia, proprio nel nella convinzione che le Cinque Terre e la Versilia sono due zone anche geograficamente molto vicine e che quindi sarebbe bello anche un contatto più stretto tra queste due, tra queste due realtà. L'evento è stato organizzato in sinergia con Slow Food, Golfo dei Poeti Cinque Terre e quello della Versilia. È importante che come, come Slow Food... Di... Di rapportarci con queste, con queste realtà che sono molto importanti, che eh, diciamo se non, non sono diciamo. Propriamente nella parte diciamo, contadina e agricola sono comunque sempre parte di una realtà come quella operaia che spesso dedica poi gran parte del loro tempo libero all'agricoltura. I due territori si affacciano sul mare e il nostro pesce si abbina benissimo con i vini delle cinque terre e abbiamo optato per questa, per questa cosa. E, mh, la cosa non si fermerà qua perché mh, pensiamo che... Eh, in un mondo così globalizzato, così digitalizzato, i territori devono entrare in relazione tra di loro per mezzo delle associazioni che le rappresentano. D'estate la sera la si passa volentieri all'aperto, mentre con l'inizio della stagione autunnale in tanti riscoprono il piacere dell'andare al cinema. Nei mesi passati i cinema però sono stati a lungo chiusi ed è diventata sempre più forte l'abitudine di consumare film attraverso le piattaforme digitali su TV, tablet e computer. La sala cinematografica con il suo schermo gigante, il buio tutto intorno, è ancora in grado di offrire qualcosa di unico oppure è destinata a scomparire? Lo abbiamo chiesto allo studioso di cinema Giordano Giannini, Andrea De Bernardi e Sergio Diofili. I cinema sono stati molto provati dalla pandemia, ora provano a ripartire nonostante la concorrenza spietata di piattaforme online. Qual è il futuro delle sale cinematografiche? È una bellissima domanda e la risposta è semplice, tutto dipende da noi. E utilizzo la parola noi nel senso più ampio, un noi che comprende chi svolge il ruolo di esercente chi eh, divulga, chi valorizza il cinema attraverso recensioni e presentazioni, ma soprattutto in quel noi c'è incluso il pubblico. Eh, lo spettatore deve interrogarsi su quanto ancora sia radicato, quanto sia vera e profonda la cultura della sala cinematografica dentro di lui. Deve capire in che misura riveste ancora il ruolo di un'esigenza dentro di lui e una volta effettuata questa interrogazione sincera ma anche eh, giocosa, non grave, allora ci si può avvicinare di nuovo alla sala cinematografica con, eh, con un altro spirito. Bisogna interrogarci su che cosa la sala cinematografica può ancora dare e che cosa queste piattaforme hanno dato al posto di. Con l'autunno arriva anche una nuova programmazione per il Cinema Don Bosco. Una programmazione eh, accolta con grande orgoglio e gioia, non potevamo iniziare meglio nel duplice segno della maestria cinematografica italiana. Stasera alle ore 21.15 con Per Oro Rintendo, un documentario che ha la valenza di una passeggiata attraverso la storia del cinema di spavento italiano. Realizzato da Paola Settimini in collaborazione con l'associazione culturale B52 e i tipi editoriali di Katap Publishing. E da giovedì 9 settembre con eh, il nuovo film di Mario Martone presentato alla mostra del cinema di Venezia. Qui rido io con un istrionico Tony Servillo nei panni eh, dell'attore eh, straordinario drammaturgo napoletano Edoardo Scarpetta. Un viaggio nella Napoli della Belle Époque, fra tresche, illusioni, spettacoli e un secolo che si sta trasformando, sta cambiando, ma che non scorda il sogno accanto al prodigio tecnico. Ora ci spostiamo a Sarzana dove prenderanno il via martedì prossimo i lavori di manutenzione straordinaria dell'antico chiostro di San Francesco per un investimento complessivo di 142.000 euro. Soddisfazione da parte del sindaco Cristina Ponzanelli che afferma come continui il recupero delle bellezze di Sarzana, premessa fondamentale per una sua migliore valorizzazione. Sarà Genziana Giacomelli, il nuovo direttore delle risorse umane del gruppo Tarros. Proveniente da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, avrà il compito di potenziare l'area dedicata alle persone, con una particolare attenzione all'organizzazione, allo sviluppo e ai processi di innovazione. Adesso lo sport: giovedì prossimo ad Aulla, alle 21, in piazza Gramsci, si terrà la prima edizione del premio Scarabello. Una serata dedicata allo sport, organizzata con il patrocinio del CONI e che vedrà tra i premiati anche Giulio Maggiore, il capitano dello Spezia Calcio. Jacopo Cidale e Sergio Diofili. Giovedì sera da ULA la consegna del premio Scarabello a tre figure sportive molto importanti. Assolutamente, è la prima edizione del premio Scarabello. Luigi Scarabello eh, è stata una figura eh, importante del calcio spezzino, infatti ha vinto la medaglia d'oro olimpica nel 1936 a Berlino, è stato un grande giocatore dello Spezzo e è stato anche allenatore. È nativo del mio paese di Albiano Magra dove è seppellito. È morto a 91 anni ma ha sempre espresso il desiderio in famiglia di ritornare nel suo paese natale. Le figure premiate sono figure di livello nazionale, una sotto il profilo calcistico molto legata allo spezia calcio che è il capitano maggiore che ha delle comunque origini anche lunigianesi, quindi siamo felici di questo forte legame fra la terra di lunigiana come c'è sempre stato anche sotto il profilo... Del tifo con, lo, con la Spezia. E poi avremo un grandissimo eh, spezzino che ha portato anche delle medaglie d'oro, se non direttamente lui, ma da pre pre presidente della federazione di atletica eh, con le Olimpiadi che ci sono state, eh, che è May, Stefano Mei, eh, grande campione dei 10.000 metri e dei 5.000 metri. E poi abbiamo una terza parte, non meno importante da valorizzare, visto i grandissimi risultati che ha ottenuto l'Italia alle Paralimpiadi. Con un atleta che nel 2000-2004 ha avuto degli ottimi risultati, vincendo la medaglia d'oro prima, nel 2000 a Sydney, e nel 2004 a Tenne, la medaglia d'argento, con la squadra del tiro con l'arco. Si chiama Anna Menconi, è di eh, Massa. Abbiamo un'altra parte molto importante che è il memorial Dino Viola i 30 anni della morte di Dino Viola, eh, altre grande figura della Lunigiana e di Aulla molto legata al territorio, che è stato il presidente della Grande Roma, la Roma dello scudetto, la Roma eh, di Pruzzo eh, che sarà presente oltretutto in questa bellissima serata e la Roma anche della finale di Coppa dei Campioni. Proprio in questa occasione inaugureremo il Salone delle Muse che è nel Palazzo Centurione, una bellissima sala dove verrà allestita una mostra dedicata alla Grande Roma. Lo scorso campionato di Serie A, che ha visto le Aquile protagoniste di una storica salvezza, ha rappresentato per la città una festa solo a metà, perché praticamente quasi tutte le partite eh, si sono svolte senza tifosi o quasi. E i tifosi, con il loro calore, con il loro tifo, sono loro stessi una parte essenziale di una partita di calcio. Dopo mesi di intensi lavori, lo stadio Alberto Picco attendeva oggi l'ultimo ok per l'agibilità. Spezia Udinese, di domenica prossima si potrà disputare tra le mura amiche del Picco? Sì, perché è arrivato il Via Libera definitivo. Tutti i dettagli nel servizio di Jacopo Cidale e Sergio Diofili. Arriva a Via Libera da parte della commissione di vigilanza l'utilizzo dello stadio Picco. Ultimati i lavori per realizzare la nuova curva piscina. Ci sono ora le condizioni per poter giocare, a partire già da domenica contro l'Udinese. Quella con l'Udinese sarà quindi la prima partita della storia che si disputa al picco in Serie A finalmente con i tifosi. 11.418 posti la capienza totale dello stadio, domenica saranno quindi 5.700 circa. Sono estremamente soddisfatta di come sia conclusa la procedura, ha commentato il prefetto Maria Luisa Inversini. L'anno prossimo sono previsti lavori di ampliamento molto più impegnativi e speriamo di poter avere il progetto nel più breve tempo possibile per poter svolgere un esame accurato della documentazione. Mi auguro, ha concluso il prefetto, che l'esordio dello spezia davanti al proprio pubblico in Serie A sia una giornata all'insegna della festa, ma anche nel pieno rispetto delle regole di contenimento della diffusione del Covid-19. Ancora le Aquile con un breve report sui giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Tra sabato 4 e lunedì 6 settembre quattro eh, Aquilotti sono tornati in campo con le rispettive nazionali. Petko Ristov resta in campo 90 minuti contro la Bulgaria che con un'ottima difesa eh, riesce a mantenere la porta inviolata e si porta a casa il risultato di 1-0 contro la Lituania. Ottima prestazione da titolare nella Francia, under 20 per Janis Antisté, che prova ad accorciare il gap di due gol imposto dalla Norvegia con una rete al 76esimo e rimane in campo fino al termine della partita. La Slovacchia di Strelec non riesce a sbloccare il risultato contro la Croazia e perde 0-1, con l'attaccante classe 2001 che subentra all'88esimo. E, eh, per quanto riguarda invece la preparazione in corso al comunale di follo in vista della partita con l'Udinese, la notizia del giorno è il reintegro in gruppo di Imbalanzola, che quindi pare abbia definitivamente abbandonato le sirene di mercato che lo volevano in Turchia entro questa settimana. E se le cose procederanno nel verso giusto, un gradito ritorno a tutti gli effetti. Accertamenti positivi invece per Martin Erlich con il difensore croato che da domani tornerà a lavorare sul campo. Adesso dal calcio passiamo al volley con eh, un clima festoso da parte di tutto il movimento della pallavolo italiana visto il successo registrato dalla nazionale agli europei. La Matek Spezia ha avviato la propria preparazione al campionato. Andrea Catalani. Partita al Palamariotti Spezzino la preparazione del centrovolle Spezia che da questa stagione si chiama Matek Group al prossimo campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo. L'obiettivo è quello di mantenere la categoria e in tale ottica il parco giocatore agli ordini di coach Marco Damiani è stato ampiamente rinnovato come prova del resto la serie di rinforzi estivi che andiamo a presentare. Allora, Erika, eh, devi presentarti anche te, sai? Allora, sono Erika Mutti, sono una centrale e provengo dalla Nottolini Capannori. Facevo la categoria di B1. Credo in questo progetto e quindi spero che sia un anno proficuo. Sono Beatrice Ceroni. Lo scorso anno era il mio settimo anno consecutivo alla Nottolini. Abbiamo fatto quattro anni di fila di Serie B1. E lo scorso anno appunto siamo arrivati a giocare playoff per la 2. Sono Noemi Chini, ho giocato a Casciavola e sono cresciuta lì. Sono andata, ho giocato in B2 a Pontedera, a Casciavola, poi ho fatto un anno in 16 a San Miniato, quest'anno sono tornata a Casciavola e quest'anno sono venuta qua per il progetto che mi è stato proposto. Sono Samia Schiffini e pallavolisticamente parlando sono cresciuta nell'unezia per poi partire e andare su a Chieri e fare il mio primo anno fuori di casa eh, in una categoria di B2. Volevo. Sono molto contenta di essere qui invece quest'anno. Mi chiamo Melania Mariani, vengo da Pietrasanta, sono cresciuta nel vivaglio della Pallavolo Versilia, ho partecipato ai campionati di Serie D e l'anno scorso ero all'Oasi in Serie C. Eh, sono molto fiduciosa per questo anno. Sono Mercedes Pieroni, eh, sono venuta a giocare quest'anno alla Spezia, faccio il palleggiatore, sono cresciuta a Romagna Nossesia, ho fatto le giovanili lì per poi spostarmi. A Varese, Legnano, Vercelli, Trento, Pisogno, ho girato un po' e Marco mi ha chiamato per questo progetto e spero che Marco. ci siano le possibilità di fare bene. È tutto per questa edizione. Io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, centro meteo della Liguria. Da parte mia, come sempre, l'augurio di una buona serata. Una buona serata a tutti da Daniele Gallo. Alta pressione in indebolimento sulla nostra penisola. Torna eh, quindi l'instabilità da domani anche sulla nostra regione. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 8 settembre, al mattino. Tempo eh, generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. A partire dalle ore centrali... Vi saranno i primi cumuli in formazione su Alpi Liguri e tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia, dove sarà possibile anche qualche isolato fenomeno temporalesco. Non si esclude, tra l'altro, anche un parziale sconfinamento con qualche piovasco tra il Golfo Paradiso e il Golfo del Tiguglio in serata schiarisce comunque eh, ovunque ma a ponente avanzeranno delle velature i venti al mattino saranno eh, tesi da nord tra Genova e Savona più deboli altrove nel pomeriggio i venti saranno prevalentemente a regime di brezza il mare è poco mosso e le temperature stazionarie i valori minimi costieri oscilleranno tra 18 e 22 gradi mentre quelli massimi tra 26 e 29 gradi se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometoligure.com.